Allora, io devo dire per prima cosa, da, fra virgolette, ovviamente politico, rispetto alle nuove tecnologie, che innanzitutto internet è stato uno straordinario passo in avanti per quel discorso che faceva un tempo qualcuno a noi caro, che prima di deliberare bisogna conoscere. Quindi innanzitutto internet è un grandissimo passo in avanti per noi per documentarci. Tutti i cittadini sono tenuti a conoscere le leggi nel momento in cui vengono emanate. Io ho scoperto quando ho iniziato a fare politica che le leggi bisognava andarsene a comprare, no? In genere sì, a meno di avere l'abbonamento costoso alla Gazzetta Ufficiale, bisognava aspettare i tempi, i canonici lunghi, della stampa, del procacciarsi il materiale e quant'altro. Oggi, in pochi attimi noi possiamo vedere se l'assessore sta veramente dicendo che una cosa la sta facendo perché la legge lo vuole, oppure per il contrario. Addirittura riusciamo a sapere di cosa stanno parlando in regione o alla Camera in commissione rispetto a un provvedimento che ancora quindi deve essere emanato. C'è il resoconto stenografico, cioè quando vedete le persone che battono come ai processi americani, effettivamente alla Camera è così, tu puoi leggere a fine giornata tutto quello che è stato detto, però con la possibilità di fare le ricerche, cioè metti la parola e subito trovi dove è stata detta, e quindi è la prima cosa che mi viene da dire, cioè che è uno strumento straordinario per crescere, per informarsi, innanzitutto per la propria attività. Poi è, come è stato già detto, uno straordinario strumento per dedicarsi ai contenuti invece che alla forma o al mezzo. Qualcuno si ricorderà i tempi eroici di cui si parlava, si usciva e si andava verso Piazza Cavour a portare i comunicati in stampa, si passava il tempo a far girare il ciclostile per preparare, no, il volantino da poi. Noi, passava, la nostra attività politica, in tutti noi batte ancora e sempre un cuore di attacchino, la nostra attività politica era andare ad attacchinare, stampare. Se ti sento decorato. Beh, mentre adesso, in un mondo in cui la comunicazione è centrale, ma in cui quando finalmente i giornalisti ti prendono sul serio, riportano, se proprio sei Raffaele Cattaneo, 10 parole virgolettate, se sei uno di un livello, diciamo, comunale o provinciale 5 o 6, beh, se tu vuoi spiegare e hai dall'altra parte qualcuno che vuol capire, o usi finalmente per fortuna le nuove tecnologie, oppure continuerai a fare un altro tipo di comunicazione. È quindi una grandissima sfida.